Riorna raro. Fa ridere, eh? Riorna raro. Si devo menare. Così per giorna raro, ma con la cosetta di telefono. Sta da registrare. Ed ora un momento, è arrivato il momento del gossip, che non può mancare in qualunque telegiornale di rispetti. È arrivato il momento del gossip. Il gossip, qui c'ho delle notizie che mi hanno appena portato, pare che negano la Grigi, Valeria Golino e Riccardo Scamarcio. La negano. Ma pare che stanno in crisi, lei dice che è sconvolta e non stanno più insieme, si sono lasciati. Ora io dico, ma noi adesso, per carità, con tutto l'affetto, sono bravissimi, tutti e due, uno più bravo dell'altro, io li guardo sempre. Li guardo sempre pure quando magno, che io poi di solito quando magno non li voglio vedere questi che in televisione, perché mi viene voglia di menaglie. Ma i diti proprio che mi prudono, non le mani, mi prudono le mani, perché quante volte spenga la televisione. E poi da quando sono diventato vecchiano, burro no, televisione no. Però ogni tanto io, questi due, Scamarcio e la Valeria Golino, mi piacciono, fanno dei bei film, sempre troppo un po' smielosi. A me piacciono i film di menare, dove si gonfiano, dove cominciano e si menano subito. Questi sanno sempre, chiacchierano, ma qui capisco che dicono tante volte, perché parlano veloce, se dicono di fra i cavoli loro, io non li capisco. Allora spengo la televisione e magno, burro no. Però io dico, raga, vi voglio tanto bene, no? Ma che ci interessa a noi, cosa ci interessa a noi se ve lasciate, se state insieme, che ci interessa? Ma che io per caso quando ho sposato ho chiamato a voi e ho detto guardate che sto a sposare? No. E allora quando mi è nata la ragazzina, che ho detto mi è nata la ragazzina? No. Allora fatevi i cazzi vostri, no, non ci dovete dire a noi quello che fate, non ci interessa a noi. Se ve le mettete, ve lasciate. Eppure per il gossip abbiamo finito. Ma che massacro ho preso, eh? Che mi vuole succhiare il sangue a me? Ma chi sei, Renzi?